Ecografie in gravidanza. Che cos'è l'ecografia in gravidanza? Quando fare l'ecografia e le ecografie in gravidanza? Quante e quali fare? Poi entreremo più nel dettaglio e diremo quando fare la morfologica e a cosa serve, quando fare la biometrica e a cosa serve, e parleremo di ecografia 3D e 4D. Prima di entrare nel vivo dell'azione e prima di chiedere a Maria Chiara di rispondere esaustivamente a tutte queste domande, lasciate rapidamente che ci presentiamo. Io sono Matteo Silva, osteopata pediatrico e fondatore di IULE, centro materno infantile provincia di Monza e Brianza. E io sono Maria Chiara, mamma di due bimbi, ostetrica dal 2013, seguo e accompagno le donne e le famiglie nel sorprendente viaggio della maternità, dalla gravidanza fino ai primi tempi insieme al bambino, e vi accompagno a casa vostra, in studio e online con i nostri videocorsi, il corso preparto dove trovate insieme a me anche Matteo, osteopata, la nutrizionista, la psicologa perinatale, quindi davvero un lavoro a più mani a 360 gradi, il corso sul massaggio al neonato, sul pavimento pelvico e tanti altri. Insomma, la nostra missione è mostrarvi come favorire il miglior sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino al primo anno di vita. Trovate il link al sito dottorsilva.it e mattosilvaosteopata.com, dove troverete tutti i videocorsi qui in descrizione. Ora bando alle ciance ed entriamo nel vivo del video. Quindi, che cos'è l'ecografia in gravidanza? Allora, l'ecografia è un esame che si utilizza per leggere la salute del bambino in utero, che utilizza gli ultrasuoni. È un esame abbastanza recente nella medicina moderna, perché è iniziato ad essere introdotto durante la gravidanza all'inizio degli anni 90. Nel tempo ovviamente ha avuto tante evoluzioni e abbiamo imparato a scoprire una serie di cose sempre nuove rispetto al suo uso. Benissimo, dopo aver capito che l'ecografia è un esame non invasivo e molto utile durante la gravidanza, quando farlo durante la gravidanza? Quando si fanno le ecografie? Allora, dovete sapere che le ecografie in gravidanza vanno fatte in delle tempistiche precise e non devono essere il primo e l'unico strumento per valutare l'andamento e il prosieguo della gravidanza. Le ultime linee guida aggiornate a pochissimi anni fa ci dicono che è necessario fare fondamentalmente per tutte le gravidanze due ecografie. Ragazzi, due ecografie. Lo ripeto perché magari dicono: cosa sta dicendo? Due ecografie. Allora, la prima eco, che sarà l'ecografia del primo trimestre, è importantissimo eseguirla entro le 12 settimane. La prima ecografia sarà anche un momento estremamente emozionante per la donna, per la coppia. Ci serve per leggere la presenza della gravidanza, che la gravidanza sia in utero, controlliamo la presenza del battito cardiaco, controlliamo l'inserzione della placenta, quindi che la placenta abbia scavato bene il suo nido per nutrire il piccolino, controlliamo se è una gravidanza singola o gemellare e eventualmente confermiamo o modifichiamo la datazione della gravidanza, che è importante avvenga entro e non oltre le prime 12 settimane. La ecografia del primo trimestre, tendenzialmente abbiamo tutti grande desiderio di farla subito, di scoprire se c'è questo piccolino, come sta, se sta bene, di sentire il suo cuoricino, ma dobbiamo, ragazzi, aspettare. I bambini ci insegnano l'attesa e la gravidanza ci mette di fronte a questa cosa. Perché noi la prima ecografia non dobbiamo farla troppo precocemente, cioè fare un'ecografia a 5, 6, 7 settimane è troppo presto, perché rischiamo di vedere un piccolino ancora talmente piccolo che non riusciamo a vedere o ad auscultare il suo battito cardiaco. Quindi comunque aumenta lo stato di ansia, di preoccupazione materna, e sicuramente non è che ci faccia vivere quelle settimane in maniera molto tranquilla, ma la dovremo eseguire tra le 8 e le 12 settimane, perché è importante che attendiamo questo tempo ma che non andiamo oltre perché dobbiamo controllare queste cose importanti. Quindi prima eco, primo trimestre. Seconda ecografia, quella che viene definita ecografia morfologica, perché si va a leggere la morfologia delle principali strutture all'interno del corpicino del nostro cucciolo, la sua funzionalità. Si farà tra le 19 e le 22 settimane
e si leggerà fondamentalmente come il nostro cucciolo sta crescendo e che il suo corpo stia facendo tutto il lavoro che deve fare. È un importante test di diagnosi prenatale perché ci dice già molte informazioni rispetto alla salute del nostro cucciolo. La vecchia terza ecografia, cioè quella che si chiamava ecografia di accrescimento o biometrica, che si faceva nel terzo trimestre di gravidanza, dopo le 30 settimane, non è più indicata dalle linee guida, oramai da alcuni anni. Perché? Perché sappiamo che abbiamo altri strumenti per controllare la crescita di questo bambino e soprattutto per leggere la disposizione in utero, come messo, la quantità di liquido amniotico, diverse dall'ecografia, che sono le nostre mani. Quindi facciamo un esame obiettivo, manovre palpatorie, tocchiamo questa pancia, leggiamo questo bimbo come è messo, che disposizioni ha, quanto spazio ha a disposizione. Le mani dell'ostetrica. Le mani dell'ostetrica. Le nostre mani, ovviamente, sai, quando si è dentro, uno lo dà per scontato, come quando io parlo di osteopatia, lei è ostetrica, sì, e anche lei lo esatto, dà per scontato. Ovviamente dobbiamo avere degli strumenti per poter leggere questo cucciolo, ma le manovre palpatorie, cioè l'esame obiettivo, è estremamente importante farlo e farlo a cadenza durante la gravidanza, e viene misurata la pancia. Noi andiamo dalle mamme con il nostro fantastico metodo super high tech, che è il nastro centimetrato, il nastro da sarta, perché misuriamo la lunghezza di questo utero dalla sinfisi pubica fino al fondo dell'utero, lo mettiamo su un grafico e leggiamo nel tempo com'è l'evoluzione e la crescita di questo piccolo. Se abbiamo dei dubbi o se riscontriamo una crescita anomala, siamo noi che chiediamo di poter fare un'ecografia di accrescimento, che in quel caso è indicata perché c'è un'indicazione clinica. Ma non viene più fatta di routine, ragazzi. Le linee guida in questo senso sono estremamente chiare, perché è un fenomeno tutto e solo italiano il fatto che in gravidanza ad ogni incontro con il professionista io debba fare un'ecografia e magari debba fare anche una visita vaginale, cioè assolutamente non indicato. Perché? Perché sposta l'attenzione dalle sensazioni, le percezioni di quella donna, dalle informazioni che mi dà il suo corpo, dal toccare, dall'entrare in contatto, le ci sposta su un monitor che ci dà delle informazioni molto utili e preziose, ma che rischia di crearci molti falsi positivi, cioè indicazioni che forse sono anomale, che forse non sappiamo leggere, che ci chiedono a cascata una serie di altre pratiche che aumentano il livello di ansia e di stress materno a fronte di assenza di benefici. Quindi in gravidanza scoprirete che non è assolutamente vero che più esami noi facciamo, più ecografie facciamo, più il nostro professionista ci segue e ci cura bene, ma in realtà dobbiamo imparare a fare solo quello che è strettamente utile e necessario. Voglio aggiungere anche, come sottolineato nell'altro video che abbiamo registrato, test positivo di gravidanza, che cosa fare? La prima cosa è alza la cornetta, la tua ostetrica ti aspetta. Quindi chiamate, cercate l'ostetrica e vi accompagnerà in questo fantastico percorso. Chiamate Maria Chiara se siete di Milano o chiamate la vostra ostetrica di fiducia, è fondamentale. Penso sia uno dei migliori investimenti che possiate fare per lo sviluppo vostro e del vostro bambino. Ecco, per fortuna siamo sempre di più in Italia ostetriche e libero professioniste sul territorio, quindi informatevi vicino a voi, dove abitate, nel vostro territorio. Sicuramente troverete delle ostetriche molto brave, preparate, con cui confrontarvi e che vi daranno strumenti assolutamente utili per poter scegliere. E riprendendo da dove ci eravamo lasciati su ecografia superflua e via dicendo, l'ultima domanda, o meglio l'ultimo argomento, è ecografia 3D e 4D in gravidanza. Questa, ragazzi, è un'ottima trovata di marketing estremamente moderna che ci ha fatto passare l'ecografia, addirittura l'ecografia in 3 e in 4D come necessaria per la nostra gravidanza. Voi dovete pensare che ci sono degli ultrasuoni che vengono rilasciati su dei tessuti in crescita. Quindi ad oggi sappiamo che è un esame sicuro, ma
più ultrasuoni noi mettiamo, più aumenta il dubbio, ma sarà davvero sicuro, ne staremo forse lasciando troppi? Quindi l'ecografia in 3 e 4D, tutta la comunità scientifica è concorde nel dire che non va fatta di routine, non va fatta perché noi vogliamo avere la fotografia anticipata del nostro cucciolo, magari lo vediamo un po' mostricciato, lo brutto che non corrisponde poi al reale, ma va fatta in presenza di una indicazione clinica. Abbiamo il dubbio di una malformazione, dobbiamo confermare un dato clinico che abbiamo visto magari con un eco di primo livello, allora entriamo nel cerchio della diagnosi prenatale di primo, di secondo livello e potrebbe essere utile un'ecografia in 3 o 4D, ma non viene fatta di routine e per favore non facciamola quando non serve. Fantastico, bene, in questo video abbiamo risposto, o meglio Maria Chiara ha risposto a tantissime domande in maniera super esaustiva e competente, quindi in primis grazie, super come sempre. In secondo luogo, che dire, grazie anche a voi per essere rimasti fin qui, vi invito a venirci a trovare sul nostro sito web dottorsilva.it e mattosilvaosteopata.com, dove troverete migliori videocorsi per favorire lo sviluppo di mamma e bambino dalla gravidanza fino ai primi anni di vita. Vi invito a lasciare un like al video, a iscrivervi al canale e che dire, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!